Ma tu ho letto che una cosa che non sapevo, cioè che sin da bambino sei cresciuto con i racconti leggendari di questo brigante lucano, Carmine Sì, Crocco. può darsi che pure sta tutto là, che ti devo dire, caro Fabio. Che aveva a che fare in qualche modo, non con la tua famiglia, non ho capito, ma insomma che comunque era una cosa vicina. Beh, adesso ci sarà i 150 anni dell'Unità d'Italia. Io sono lucano di origine, anche se sono nato in Puglia. Non tutti gli italiani sanno che l'annessione del meridione è costato migliaia e migliaia di morti. Cioè, con la forza, i bersaglieri, le truppe italiane del nord, le truppe italiane del nord scesero a sud per annettere il sud e furono fucilati a muro, migliaia e migliaia di ragazzi giovani che si rifiutavano di entrare nelle truppe italiane. Questo pezzo di storia non è mai stato raccontato e non sarà mai raccontato. Con la forza venivano rasi al suolo interi villaggi e interi paesi del sud. Certo, mo adesso si parla di federalismo, di separazione fra nord e sud, ma io dico sempre, ma scusate, siete venuti voi a prenderci pure con la forza, ma perché ci volete separare? Ecco, intanto per questa lezione. Senti Michele, abbiamo ancora un minuto, volevo farti due domande.